quindi sarà inevitabile ripartire, non ci siamo visti mercoledì, ripartiamo da mercoledì, insomma 2 ore di confronto, quello che è emerso per noi che stavamo qui ad aspettare, esatto, chiaramente non le chiediamo per dirsi cosa, però il solito chiarimento post partita possiamo definirlo. Sì, ma le aspettative per questa partita erano tante, quindi quando hai tante aspettative magari e non riesci a centrare il risultato, c'è da parte di tutti quanti maggiore voglia anche di capire perché. Però il bello del calcio è che si riparte subito e che tra 2 giorni c'è già un'altra sfida importantissima. E al di là di tutto quanto dobbiamo ritornare a concentrarci su quello che deve essere presente al futuro, quindi la partita di domani. Tornando sulla partita di mercoledì, che cosa non ha funzionato e se c'è qualcosa da poter salvare, comunque qualche aspetto passabile? Allora, sono partite sempre molto delicate, che non è mai facile affrontare, perché al di là dell'avversario c'è il grande desiderio di far bene. E tante volte, anche negli episodi, può essere che la strada si complichi, perché poteva essere una partita simile a quella del Varese, dove cercavi di tenere fino alla fine. Invece l'errore che abbiamo commesso è, dopo il 20esimo, di perdere lucidità e di farci prendere, secondo me, dalla frenesia di dover subito vincere a tutti i costi. Concedendo delle ripartenze gratis, gratuite, che non avevano tanto senso o neanche dovuti a un errore tecnico, ma neanche tattico, proprio al fatto che eravamo andati un pochino in confusione. E dopo diventa più difficile, pareggi, qualche situazione importante, occasione importante è anche creata al secondo tempo, più passa il tempo, più ci può essere un po' di scoramento, però insomma, che continuo a essere sempre convinto di una cosa, che bisogna sempre continuare a crederci e far sì che la partita dopo sia sempre meglio e basta, senza tante storie, e sapendo che certamente veniamo da un periodo dove vorremmo aver avuto tutti di più, però ci resta il dato di fatto che ci resta solo che lavorare e far meglio. Sforzini davanti è parso esserci un po' una consistenza offensiva diversa, magari ha ricevuto pochi palloni giocabili in prima persona, almeno spendibili verso la porta, però insomma due sponde, un mezzo gol che si è inventato, insomma una consistenza, un peso specifico diverso davanti. Sì, si è fatto molto bene, è entrato con l'atteggiamento giusto, ha fatto un'ottima gara. Però me l'avete chiesto anche qualche settimana fa, non è che con i suoi confronti ci fosse mai stata preclusione, si cercava di trovare anche un equilibrio che secondo me col tempo permette anche di usare le sue caratteristiche in maniera migliore. Ecco, da questo punto di vista inizierà cambiando nuovamente modulo, anzi non nuovamente, sta continuando su quel modulo, viene da pensare che sia anche un po' un problema di interprete, insomma tante volte l'abbiamo anche noi che addetti ai lavori, a didata di usare sempre lo stesso, i risultati non arrivavano, stentano ad arrivare anche con un'impronta più offensiva. A volte ci vuole anche del tempo, bisogna lavorarci. Un po' mi viene da ridere quando si pensa basta cambiare il modulo, arrivano le cose, o non vinci e allora cambia, devi cambiare per forza. Le analisi da fare sono un pochino più complesse, però insomma, ci sta che vengano. Quindi questo è il problema è trovare soluzioni. Abbiamo avuto più pericolosità di altre volte e quello che abbiamo concesso secondo me non è stato concesso per colpa del modulo, perché anche il gol è preso su una ripartenza di un corner a tuo favore, però su appunto fatto che non abbiamo affrontato con la giusta lucidità tutte le situazioni. Ma è il solito problema casa-trasferta, cioè meglio comunque in trasferta, in casa c'è più pressione psicologica? Ma secondo me meno si tirano fuori queste cose, tante volte a dirle le cose poi diventano i problemi, noi dobbiamo concentrarci sulla prestazione, casa, trasferta, diventa tutto relativo e si tratta solo di lavorare per far meglio. Mister, sulla strada una delle squadre che l'anno scorso l'hanno messa maggiormente in difficoltà, Modena, un pochino cambiato negli elementi, però insomma l'allenatore rimane quello, l'ambiente anche, che partita bisogna aspettarci?
Bene, perché tutte quelle che abbiamo fatto bene l'anno scorso quest'anno fatte male, quelle che abbiamo fatto male l'anno scorso speriamo che sia quella che facciamo meglio. Tanto se guardiamo il passato, è questa la lettura che dobbiamo dare. È una squadra che sembra un po' granata e dipendente, nel senso ha segnato 12 gol lui, poi non c'era nessuno che ne ha fatti due tutti ad uno, forse ha perso anche un po' di qualità rispetto all'anno scorso, Molina, Rizzo, Babacar, insomma, che tipo di squadra avete? Sembra una squadra pericolosa, Granocci sta facendo un campionato importantissimo, però altri giocatori, Ferrari, Signori o altri che insomma... Forse, che vabbè, in ogni caso parlavamo in generale del tipo di squadra, non del discorso nostro, che non fanno proprio una squadra, insomma, è una buona squadra. Anche l'anno scorso poi ha fatto molto meglio nel giorno di ritorno, ma credo che anche quest'anno possa far meglio nel giorno di ritorno. Senza sbaffo cambia qualcosa nella proposta di gioco o è soltanto un rincasellamento diverso? Beh, cambia le caratteristiche che uno ha a disposizione e che deve sfruttare, poi dopo appunto vediamo come usare quelle che abbiamo a disposizione. Mini ciclo ravvicinato, vi sono 3 partite in 8 giorni, su quali aspetti si lavora maggiormente, al di là del fattore testa dopo un pareggio del genere? Un po' di energia deve recuperare, però credo che la stanchezza sia un dato di fatto per tutti quanti. In ogni caso c'è la stessa stanchezza più o meno per tutti quanti, per tutte le squadre, quindi quello non è un problema. Si tratta di fare le cose meglio di loro possibilmente, sapendo sì che la partita è in ogni caso difficile. Ci si aspetta anche un campo molto pesante che dovrebbe nevicare da sabato pomeriggio? Dicono, vediamo, quel che sarà sarà, da quel lì non possiamo fare altro che prenderne atto. Io volevo fare una domanda su un singolo giocatore, su Pettinari, se la sta soddisfacendo fino adesso oppure si aspetta in più, soprattutto sembra che spesso faccia sempre un tocco in più, rallenti un po' la manovra negli ultimi 30 metri, questa è la mia impressione. Pettinari è un giocatore importantissimo che, lo so io, lo sa anche lui, può fare molto di più, però ha delle caratteristiche molto belle e dobbiamo fare di tutto per far sì che le tiri fuori nel migliore dei modi. Lo sa anche lui, quindi non è consapevole, sta mettendo sempre il massimo impegno, fa quello che viene chiesto, però sappiamo che questo insomma è una percentuale di quello che ha nelle sue qualità, nelle sue gambe. Quindi ci lavoriamo e siamo tutti lì per far sì che possa nel tempo far sempre meglio. Magliani come sta? Bene, recuperato, si è recuperato a posto. Okay, quindi invece Amici è uscito primo tempo? No, era una scelta tattica. Perché era fatto male l'ultima azione, quindi pensavo... No, ma era una botta. Okay, quindi insomma Magliani con l'assenza di sbaffo potrebbe risultare un elemento in più da... Ci riporta ad avere anche un elemento in più in mezzo, o più o meno, in ogni caso, se non è... Sì, abbiamo delle alternative in più da poter usare. Petagna potrebbe essere un sostituto di sbaffo oppure lo vede più come in un altro schieramento, diciamo, lui ha fatto tralasciando diciamo, il 4-5-1 che abbiamo visto? Ma lui ha già giocato in quella zona, è entrato più volte, ha le caratteristiche per fare tutti e 3 i ruoli d'attacco. Quindi, poi valutiamo in base a come vogliamo impostarla. Okay. Se la proposito del Mici, quando è entrato Milani che giudizio della prova, insomma è apparso nonostante un mese, sembra in attività sta abbastanza bene, forse un po' raffreddato ancora. No, ma sta bene proprio le ottime letture tattiche e da equilibrio alla squadra. Grazie. Buon, ti vedo.